da 3 anni che Save the Dogs è attiva con il programma Non Uno di Troppo in campagna, per l'esattezza sul litorale Domizio, nella zona che va da Pozzuoli a Castel Volturno. Abbiamo superato quota 700 sterilizzazioni gratuite e la popolazione ha risposto molto bene all'opportunità che viene offerta da Save the Dogs, quella di sterilizzare gratuitamente i propri animali. La partnership è in collaborazione con l'associazione Oreste Zevola, che ha base a Licolamare, presso il canile Arpad, dove vengono effettuate le sterilizzazioni, dove tanti animali vengono accolti e aiutati. Obiettivamente in questi 3 anni possiamo dire di aver visto una riduzione drastica degli abbandoni fuori al canile, di cucciolate fuori al canile. La mentalità delle persone è cambiata, il fatto che hanno capito l'importanza della sterilizzazione e quindi cercano il nostro aiuto. Oggi ho partito a sterilizzare la mia cagnellina perché una travatella e poi io non posso permettere, diciamo, grazie a questo progetto e questa opportunità, e sono molto grata. Questo è un territorio molto difficile dal punto di vista sociale ma anche economico, quindi poter dare la possibilità agli abitanti di far sterilizzare gratuitamente i propri animali è davvero un'arma vincente per risolvere le problematiche del randagismo e dell'abbandono. Combattere il randagismo sicuramente vuol dire anche riqualificare un territorio, un posto dove non ci siano cani vaganti o ci siano cani vaganti ma seguiti. È un posto, tra virgolette, molto più civile. In questo anno con il progetto ho visto crescere la speranza dei volontari locali che molto spesso si sentono abbandonati e non supportati a sufficienza. Da quest'anno abbiamo deciso di aggiungere un partner locale, il Rifugio San Francesco di Castel Volturno, una località nota per i gravi problemi di tipo sociale, ambientale ed economico che ha grande bisogno di sostegno. Io mi auguro che il progetto Uno di Troppo possa proseguire, possa andare avanti, magari estendere anche un pochino i limiti del territorio, perché credo che sia l'unica salvezza per questa zona.